Ed eccoci qua, buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV. Questa è l'ultima tavola rotonda di Le Fonti Asset Management TV Week e parleremo di ESG e naturalmente vado a presentarvi i nostri panelisti, Simona Merzagora, Country Head Italy NN Investment Partners. Buon pomeriggio e ben ritrovata. Grazie a voi. Paolo Proli, Head of Retail Division in Italia e membro dell'Executive Board da Mundi. Buon pomeriggio anche a lei e grazie per essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Giuliano Da Conti, Country Head Italia Invesco, buon pomeriggio anche a lei. E Grazie a voi per l'invito. Desiree Scarabelli, Sales Director and ESG Specialist Pictet, grazie per essere con noi e buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio, grazie. Allora, vorrei partire con lei, Simona Merzagora, perché vorrei partire appunto dalla regolamentazione che ha, tra virgolette, cambiato il mondo dell'ESG, ESG un nuovo mondo dopo la SFDR, ovvero Sustainable Finance Disclosure Regulation. Quali sono le op opportunità e quali i rischi per chi fino ad oggi ha fatto greenwashing? Allora, noi riteniamo che l'SFDR effettivamente aumenterà la consapevolezza sull'importanza delle integrazioni ESG nel processo di investimento ed è anche un chiaro segnale dell'importanza che la Commissione europea dà alla sostenibilità e alla mitigazione del campo dei cambiamenti climatici. Tuttavia, poiché le nuove classificazioni SFDR non costituiscono una certificazione del livello di sostenibilità dei fondi stessi, ma riguardano invece proprio la trasparenza dei processi adottati, gli investitori devono continuare a rimanere critici nella selezione degli investimenti ESG, proprio per evitare di essere colpiti dal rischio di greenwashing. Per limitare questo rischio, a nostro avviso, la selezione deve partire proprio dalla qualità e credibilità della società di gestione, prima ancora che dal fondo stesso. Morningstar definisce le aziende leader in campo ESG come quelle che hanno una lunga storia dedicata agli investimenti ESG, dove le considerazioni ESG sono radicate e pervasive nella cultura aziendale, nei processi di investimento, nelle strategie, nell'attività di engagement e di voto. Quindi partendo dalla qualità delle società stesse possiamo comprendere quanto l'integrazione ESG è parte integrante del processo di analisi e di implementazione dei fondi. Quindi un'applicazione limitata solo a pochi fondi rende una società di gestione, a nostro avviso, poco credibile perché gli investimenti che devono essere implementati in termini di ricerca, di reportistica, di IT non possono essere giustificati solamente su una gamma così ristretta. Come pure con pochissime eccezioni che generalmente sono limitate a delle boutique dedicate, è molto difficile poter sostenere di avere una seria integrazione ESG sul 100% delle masse, poiché la ricerca accademica e la pratica stanno dimostrando che ci sono ancora delle aree grigie sull'uso di alcuni strumenti, tra cui i derivati o in alcune asset class, quindi alcune nicchie del private debt, dove effettivamente i benefici ESG non sono ancora evidenti. E Proli, vengo da lei, Amundi ha sempre preso sul serio le tematiche ESG, arrivando a dichiarare 2 anni e mezzo fa un'agenda di lavoro che dovrà portarvi ad integrare le politiche ESG a tutti i vostri fondi di investimento. Cosa comporta questo per gli investitori? Per gli investitori sicuramente delle nuove opportunità e probabilmente anche una maggior trasparenza per poter prendere delle decisioni di investimento dove quantomeno, se non vogliamo solo guardare in termini di performance relativa, che comunque negli ultimi 5-6 anni ormai è diventata evidente che il fattore, diciamo, sia ambientale che sociale, che di attenzione alle regole di condotta, quindi alla governance, sono anche un generatore di alfa, ma non è solo una questione di poter catturare il premio della sostenibilità all'interno di una selezione di portafoglio, è anche proprio ormai anche, è arrivata l'ora di poter fare una discriminante nella scelta che premi maggiormente quelle società appunto che hanno credibilità e hanno preso seriamente la sostenibilità. Il nostro gruppo ovviamente ha iniziato più di 30 anni fa a farlo anche per l'origine francese, quindi immaginate che Nord Europa indubbiamente è partito prima. Adesso il fenomeno dall'Europa addirittura sta diventando un fenomeno assolutamente globale e mondiale, però il fatto che la nostra azienda abbia firmato ad esempio i principi di responsabilità quando sono stati costituiti, non negli anni successivi, adesso siamo 1500 aziende nel mondo ad aver firmato i principi di responsabilità, però essere i pionieri magari della Portfolio Decarbonization Coalition che abbiamo costituito insieme all'ONU nel 2014, vuol dire che abbiamo preso a cuore la transizione energetica, le
l'impatto ad esempio dei limiti ecosostenibili per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita sostenibile del pianeta come un driver per fare veramente dal nostro punto di vista una selezione di qualità all'interno dei nostri portafogli di investimento. Non a caso appunto il Perrier, il nostro Global CEO, 2 anni e mezzo fa aveva addirittura dichiarato questa agenda molto impegnativa, che avremmo incluso il nostro processo proprietario ESG su tutta la gamma dei fondi di investimento laddove fosse possibile, a gamma attiva in particolar modo, rispetto appunto a quelle discriminanti che Simona prima correttamente diceva. Non è facile, non è banale riuscire a dare ad esempio un ranking, uno scoring a strumentazione ad esempio quella del mercato dei derivati, piuttosto che gli stessi titoli governativi sono difficilissimi da rettare da un punto di vista di scoring sia di impatto ambientale, sociale e di regola di condotta. Però indubbiamente aver applicato questo sforzo negli scorsi 3 anni ha permesso alla nostra azienda di trovarsi pronta anche proprio per la SFDR, tanto è vero che abbiamo visto che il 10 di marzo con l'entrata in vigore della nuova normativa ci sono sicuramente alcune aziende più avanti di altre, avendo anche magari potuto levereggiare la propria storia e i propri processi proprietari per essere più pronti a dichiarare ad esempio le politiche di impatto, a dichiarare l'inclusione dei criteri di sostenibilità all'interno di un processo qualitativo di selezione dei titoli in portafoglio, piuttosto che, ed è la parte forse più innovativa, ma ne discuteremo immagino più avanti, le proprie politiche di impatto su quelli che sono poi effettivamente non solo i fondi tematici ESG, ma proprio quelli che andranno a fare un impatto concreto con un numero che si possa mettere, estrarre dalle matrici di materialità dei criteri non finanziari e portarli ai clienti finali, in modo tale che si rendano conto non solo di come hanno fatto performance, ma la loro performance finanziaria, quale performance non finanziaria ha generato nel contempo. Ecco, questo secondo me sarà fondamentale per gli anni in futuro, proprio perché siamo chiamati, anche proprio con i piani nazionali di ripartenza e resilienza, a finanziare una rigenerazione complessiva del modello economico globale. Ecco, da Conti Invesco ha dato un forte impulso all'approccio ESG soprattutto nell'ultimo anno, e non solo, avete anche realizzato Invesco ESG Survey 2020 proprio su questo tema, coinvolgendo consulenti e clienti istituzionali. I risultati della ricerca, naturalmente, la ricerca mostra una forte esposizione dei grandi investitori istituzionali a prodotti ESG. Come mai, secondo lei? Beh, direi che per i temi che in qualche modo già i colleghi hanno esposto, siamo consapevoli che la tematica ESG è estremamente importante per molti dei nostri clienti, ma anche per il resto della comunità e per i vari stakeholders. Venendo alla ricerca, abbiamo condotto sì una ricerca ESG Survey 2020 condotta sia su clienti istituzionali, ma anche una ricerca conclusa, tra altre cose, da non più di un mese, su clienti finali e anche sui consulenti. E quello che ne viene fuori è chiaramente un grandissimo interesse proprio sul tema ESG, e il principale motivo di questo interesse risiede proprio nel fatto che è sempre più evidente come l'adozione di criteri ESG possa premiare in termini di performance, e poi su questo si può aprire anche volendo un capitolo a parte, ma soprattutto premia la sostenibilità del business nel lungo periodo, che penso che sia l'elemento più importante da stressare. In particolare lo scenario degli investimenti ESG sta attraversando un momento di rapidissima accelerazione dovuta all'avvicendarsi di una serie di fattori favorevoli. E vengono fuori dei dati abbastanza interessanti. Come prima cosa, non possiamo non notare l'evoluzione dei risparmiatori e degli investitori, che ora mostrano una evidente maggiore sensibilità sulle tematiche ambientali e sociali, e pertanto si muovono sempre di più verso scelte di investimento più consapevoli. E sempre guardando i dati della ricerca, quella sui trend strutturali, quella che quindi coinvolge per lo più clienti finali e consulenti, vediamo come l'81% dei clienti finali consideri ESG un miglioratore del mondo, e l'84% sempre dei clienti finali ritiene che questo crei valore e quindi benessere per l'economia e per le imprese. Come secondo punto segnalo un altro elemento: la consapevolezza delle stesse società ed emittenti circa la necessità di attuare e dimostrare una gestione resiliente a rischi sistemici e agli stessi cambiamenti tecnologici e industriali, proprio per attrarre investimenti che premiano quella che noi qui facciamo riferimento prima, cioè la sostenibilità del business nel lungo termine. E poi non dimentichiamo l'aspetto normativo, ne faceva riferimento prima Paolo con l'introduzione, con il recente regolamento relativo all'SFDR che è stato
stato introdotto recentemente, e quindi è evidente che il regolamento impone agli operatori dei mercati finanziari in Unione Europea l'obbligo di rendere noti i propri rischi ESG e i potenziali effetti avversi su questi fattori, sia a livello di entità che a livello di prodotto. Quindi ora in questo scenario vediamo come l'aumento del volume degli asset gestiti e il moltiplicarsi sul mercato di prodotti finanziari sostenibili è in continua crescita e lo sarà sempre di più. Quindi questo alla fine è la sostanza. Scarabelli, quattro parole per lei: selezione, proprietà, integrazione, tematici. Quattro parole che identificano differenti approcci distinti all'investimento ESG. Quali sono le principali differenze e quale di questi è il migliore secondo voi di Pictet? Grazie della domanda. Sicuramente il mondo degli investimenti sostenibili ha visto negli ultimi anni un proliferare di prodotti e di conseguenti approcci, alcuni più puntuali, altri più semplicistici. Noi, come pionieri degli investimenti tematici e in particolare di quelli legati all'ambiente e alla società, crediamo che l'impact investing, alla base appunto dei nostri fondi tematici, sia sicuramente il metodo più efficace per affrontare il tema della sostenibilità. Infatti, la selezione esclusiva o la semplice selezione di aziende già virtuose secondo i parametri ESG è un approccio abbastanza semplicistico, laddove noi asset manager possiamo veramente fare la differenza e accompagnando le aziende nel diventare più virtuose e investendo in quelle che stanno lavorando per dare un contributo concreto nella risoluzione di problematiche legate a questioni ambientali e sociali, come ormai facciamo da oltre 20 anni con i nostri fondi Water, Clean Energy, Timber o il nostro Global Environmental Opportunities. Quindi noi vediamo che l'approccio tematico come qualcosa che vada ben oltre la semplice etichetta ESG, ma vediamo questo tipo di investimento come qualcosa che possa veramente portare il mondo ad essere un posto migliore. Davvero interessante. Intanto torno da dottoressa Merzagora per continuare appunto il discorso che abbiamo aperto qualche minuto fa. Che cosa vuol dire esattamente per un asset manager come voi essere practice leader nell'investimento responsabile? Innanzitutto per noi questa ambizione, noi siamo una casa olandese, inizia proprio dal top management, che ha fatto quindi la sostenibilità la priorità aziendale e l'ha incorporata in tutte le decisioni e i processi. Secondo punto, l'integrazione dei fattori ESG è applicata in modo rigoroso e soprattutto dimostrabile nel 74% di tutti i nostri asset, quindi stiamo parlando oltre 200 miliardi, che è quindi una percentuale ben superiore al mercato che si attesta intorno al 30%. Non siamo interessati ad un approccio meno indulgente per migliorare, diciamo, la nostra immagine, perché riteniamo che un'integrazione di tutti i tre criteri, quindi I, S e G, possa fornire una visione molto più approfondita della redditività e anche del merito creditizio dei nostri investimenti. Terzo punto, investiamo veramente ingenti risorse non solamente sulla ricerca tradizionale come le agenzie di rating, nel nostro caso Sustainalytics, o data come Refinitiv, ma allarghiamo i nostri orizzonti su fonti alternative che forniscono evidenze su tendenze future, big data come True Value Labs, che quindi vengono integrati in modelli proprietari dedicati una alle aziende, una invece per i paesi sovrani, che sono stati sviluppati nel corso degli anni da analisti, portfolio manager e anche data scientist. E infine investiamo veramente molto nella riportistica ESG, proprio come completamento dell'informativa finanziaria. La nostra informativa, la nostra reportistica già si avvale di dati sulle emissioni di carbonio, generazione di rifiuti e presto anche includeremo l'utilizzo delle risorse idriche. Ovviamente la sfida principale, più grande per tutti noi, è la mancanza di armonizzazione nella rendicontazione aziendale e che cerchiamo di superare tramite attività di engagement, quindi dialogo proprio con le aziende e anche l'uso di algoritmi per stimare il consumo di acqua e di rifiuti. E poi torno tra poco da lei appunto per approfondire alcuni punti. Intanto Proli, vorrei chiederle ad esempio a Mundi attivamente coinvolta e finanzia soluzioni per accelerare la transizione energetica per un impatto positivo sul clima. Ci può spiegare esattamente la differenza tra inclusione ESG e politiche di impatto e soprattutto come affrontate questi temi importanti? Certo, ma allora, da un certo punto di vista probabilmente ci viene anche a favore proprio la nuova normativa, diciamo che l'articolo 8 e l'articolo 9, che sono un po' la disciplina
della classificazione dei fondi di investimento tra diciamo quei prodotti di investimento che vanno ad includere ad esempio processi di sostenibilità all'interno dell'asset allocation del portafoglio, non solo direi, almeno in Amundi noi avendo un processo proprietario non facciamo solo criteri di esclusione come è stata un po' la tendenza del mercato per arrivare pronti velocemente alla normativa, ma non basta fare un criterio di esclusione sulla carbon transition, cioè eliminare semplicemente il settore energetico. Questo tra le altre cose è già avvenuto a livello internazionale, se uno va a guardare la capitalizzazione del settore energetico statunitense ormai è ridotta ai minimi termini, siamo al 3% totale quando magari nel 2000 erano probabilmente invece aziende estremamente capitalizzate. Oggi quello che può fare veramente la differenza, lo diceva anche giustamente Desiree, è la possibilità di fare impatto all'interno delle strategie di investimento, sia le tematiche di investimento da una parte che proprio l'impact investing, dichiarando anche quelli che sono gli obiettivi e il fine dei finanziamenti, vanno a fare sicuramente molto più impatto anche in quello che sono le due grandi direttrici secondo me dell'innovazione e della trasformazione che stiamo vivendo tutti quanti. Da una parte abbiamo l'energy transition, ovviamente il mondo che si deve muovere attraverso energie rinnovabili e non più attraverso emissioni di CO2 nell'atmosfera, anche perché il carbon budget diciamo è abbastanza limitante. La COP21 di Parigi, la conferenza delle parti, ha finalmente trovato un agreement complessivo tra gli stati dove ci siamo detti per evitare che la temperatura media terrestre superi i 2 gradi centigradi da qui a fine secolo dobbiamo indubbiamente intervenire sulla riduzione delle emissioni della CO2. Quindi cosa vuol dire? Che dall'invenzione della macchina a vapore, dall'era preindustriale ad oggi, abbiamo già incrementato la temperatura media di 1 grado centigrado perché stiamo emettendo troppa CO2. Se continuassimo così arriveremo a fine secolo a 80 gigatonnellate per anno di emissioni, che vuol dire che la temperatura media potrebbe arrivare addirittura a 4 centigradi superiore a quella preindustriale, che non è una condizione per l'essere umano sul pianeta, di sostenibilità, di resilienza. Ecco, allora iniziamo a pensare non solo a noi stessi ma soprattutto alle generazioni future e capiamo che il modello economico deve assolutamente migrare verso una minor produzione di CO2. Ci siamo dati tantissimi stati, ormai sono più del 50% del GDP mondiale ha dichiarato una neutrality entro il 2050, Xi Jinping entro il 2060. Cosa vuol dire? Che stiamo andando a fare con i policy maker delle nuove normative, stiamo spingendo le aziende e il mondo a vivere diciamo, e a usare le risorse in una maniera diversa. Allora è ovvio che se noi andiamo a creare dei processi di investimento dove permettiamo agli istituzionali e al retail di posizionarsi sul climate action, sui green bond, se lo andiamo a generare questo mercato permettendo quindi anche alle obbligazioni di avere poi uno scopo e uno standard per essere emesse, quando noi creiamo debito non dobbiamo solo finanziare la crescita, secondo me dobbiamo anche iniziare a finanziare la rigenerazione dei modelli, soprattutto adesso sulla ripartenza, sulla resilienza, e dobbiamo finanziare anche la cosiddetta just transition, cioè una transizione che sia giusta, perché non possiamo semplicemente licenziare tutti quelli che lavorano nel carbon fossile creando poi un impatto sulla parte sociale del mondo, ma dobbiamo indubbiamente andare a traghettare gli asset complessivi, aiutare diciamo il mondo a percepire questo miglioramento complessivo e tra virgolette quindi fare non solo una politica di inclusione che riduca le disuguaglianze. Guardate, secondo me e mi fermo qua nel dibattito, ma ci può essere sicuramente anche semplicemente l'indicazione dell'ONU nel 2015 quando ci sono stati dati i target di sostenibilità, i 17 obiettivi degli SDGs, ci stava semplicemente aiutando tutti a parlare nella stessa lingua, cioè gli obiettivi sono quelli di ridurre le disuguaglianze, la povertà, la fame, saremo sempre più miliardi di persone sul pianeta, oggi siamo quasi 7 miliardi di persone, nel 2050 saremo 10, non possiamo continuare in un modello lineare, dobbiamo trasformare l'economia in una economia esgonomia, io la chiamo, che permetta quindi al mondo di usare le risorse meglio, di entrare in un modello circolare e quindi di permettere al pianeta di assorbire 10 miliardi di persone da qui al 2050 e di vivere tutti meglio, quindi con un impatto positivo per noi stessi e per l'ambiente. Da Conti invece voi avete lanciato da poco ESG Intel, un nuovo strumento di rating che consente di analizzare oltre 45.000 compagnie e 159 paesi con Sovereign Intel. Perché la ricerca e l'analisi sono così importanti per voi? Invesco ESG Intel, che noi abbiamo lanciato per definizione lo scorso novembre del 2020, rappresenta per noi un pilastro fondamentale verso tutto quello che diceva in qualche modo Paolo, quindi l'integrazione non si tratta soltanto di esclusione, ma si tratta anche poi di includere processi di sostenibilità, quindi andare verso un'integrazione ESG sistematica
in tutte le strategie di investimento. Sì, si tratta di uno strumento proprietario di valutazione e analisi ESG che si focalizza particolarmente poi sulla creazione di valore sostenibile e sulla gestione del rischio. Quindi, attraverso l'utilizzo di una serie di banche dati e di indicatori, questo strumento, questa piattaforma proprietaria, fornisce un'analisi completa di dati e relativi trend al fine di monitorare poi nella sostanza i cambiamenti ambientali, sociali e di governance di oltre 45.000 aziende ad oggi. Poi il numero per definizione verrà aumentato. E quindi, come Invesco, adottiamo una visione, come si dice spesso, olistica sull'intera catena del valore di un'azienda e su come quest'ultima poi in realtà sia nel concreto sia influenzata dalle varie metriche ESG. Questo strumento vuole rappresentare quindi un supporto, almeno per quanto riguarda per noi, un supporto fondamentale per avere un punto di vista più trasparente e proprietario su tutte le nostre partecipazioni. E mi piace puntualizzare che ESG Intel è uno strumento in continua evoluzione, come per definizione succede anche per tutti gli altri partner che si dotano di strumenti proprietari. E proprio in questi giorni, tra altre cose, abbiamo introdotto anche l'analisi di 159 paesi e rating proprietario di sovereign bond. Quindi al momento Invesco ESG Intel è utilizzato per i prodotti con esposizione societaria domiciliati in Lussemburgo, in Irlanda, in Regno Unito, nonché per ulteriori strategie di altri paesi. Quindi per concludere, ESG Intel consentirà ai nostri analisti di trovare in una sola piattaforma una molteplicità di informazioni, poi vedremo nel futuro se poter mettere anche a disposizione dei clienti questa piattaforma. Per oggi fondamentalmente serve per i nostri team di gestione per fare un'analisi più corretta, puntuale e giusta delle aziende. Desiree Scarabelli, mi aggancio al discorso che ha fatto proprio qualche minuto fa. Siete stati uno dei precursori negli investimenti tematici. Tutti ci ricordiamo i fondi focalizzati sull'acqua e sul legno, e da quel momento ne sono nati altri. Qual è stato il percorso per la trasformazione di fondi puramente tematici a fondi ESG? In realtà, come dicevo anche precedentemente, non abbiamo dovuto fare nessuna trasformazione, ma solo adeguare il linguaggio ai nuovi standard ESG. Infatti, noi abbiamo lanciato fondi a impatto positivo, che possiamo definire appunto la categoria più elevata e virtuosa e lungimirante anche di investimento in ambito ESG, ancora prima che il termine impact investing venisse coniato. Infatti, il termine è del 2008, noi abbiamo lanciato il primo fondo nel 2000 con il Pictet Water. Noi quindi eravamo di fatto ESG prima che termini come investimenti responsabili e la sigla ESG stessa prendessero piede. Quindi non abbiamo fatto nulla sostanzialmente per trasformare i nostri investimenti, ma solo usare termini per descrivere meglio, anche allineandoci ai nuovi standard di mercato. Quindi questa potenza in realtà dell'individuazione di trend di lungo termine, tra cui quello della sostenibilità, deriva appunto dall'analisi dei cosiddetti megatrend, che per noi sono alla base della creazione di tutti i nostri fondi tematici. E appunto tra i 14 megatrend che avevamo già individuato a partire dagli anni 90 e che riteniamo siano e saranno fondamentali per plasmare il mondo, quello della sostenibilità è un po' il fil rouge alla base di tutti i nostri fondi tematici ed è stato uno dei megatrend che ci ha portato al lancio, appunto, come dicevo prima, oltre 20 anni fa, quando tutto il mondo, non so se vi ricordate, 20 anni fa, io ero molto giovane all'epoca, però appunto tutto il mondo si stava gonfiando con la bolla tecnologica, noi lancevamo il Pick the Water, quindi veramente con questo approccio di totale disruption per il mondo degli investimenti. E anche a livello di reportistica, tra l'altro, che è un qualcosa di molto importante, qualcosa che viene affrontato anche all'interno della SFDR, molti dovranno adeguarsi, ma noi già da anni produciamo i cosiddetti impact report, che forniscono dati concreti e trasparenti sull'impatto dei nostri investimenti su dimensioni ambientali e sociali, oltre che dare informazioni sul contributo delle nostre strategie verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, quindi i cosiddetti SDG. Quindi concludendo, se l'industria della gestione diventerà ESG compliant, Pictet Asset Management ESG ci nasce.
ed essendo i nostri prodotti più identificativi i ben noti appunto fondi tematici con processo di investimento impact. Anche guardando alla regolamentazione SFDR che avete citato prima, già 10 dei nostri fondi tematici soddisfano i requisiti dell'articolo 9 e altri 3 saranno aggiunti entro la fine del 2021. Poi tra poco torno da lei appunto per chiederle appunto se le aziende sono pronte a questo nuovo approccio, ma prima vorrei sentire dottoressa Merzagora su un punto che ha già menzionato qualche minuto fa. Naturalmente ha citato l'integrazione dei fattori ESG nei mercati emergenti. In che modo si differenzia da quello nei mercati sviluppati e come affrontate questo tema? Ho visto anche con Paolo che ha detto effettivamente che l'analisi dell'impatto dei fattori ESG sullo sfere dei paesi sovrani è un'analisi molto difficile e anche molto nuova, devo dire. Quindi, però devo dire che da parte nostra, dopo anni di studi accademici, quindi con tipo l'Università di Maastricht o Yale University e studi proprio proprietari, siamo arrivati un po' alla conclusione che i fattori ESG sono un fattore di alfa per i mercati emergenti, mentre risultano esserlo in modo molto più marginale per i mercati sviluppati come Europa e Stati Uniti. Questa differenza si basa sul fatto che l'universo emerging market è molto diversificato, poco efficiente e anche poco presidiato dagli analisti rispetto ai mercati sviluppati. E quindi ci sono notevoli opportunità di generazione di valore attraverso un processo di investimento basato sia sui fondamentali ma anche guidato dalla ricerca che integri in modo strutturale i fattori ESG. Come Nine Investment Partners noi investiamo nei mercati emergenti da oltre 27 anni e quindi pensiamo di conoscere in modo approfondito i fattori che determinano gli spread delle obbligazioni sovrane. Più di 10 anni fa abbiamo riscontrato delle evidenze empiriche del ruolo dominante dei fattori di governance proprio per identificare la competitività, la solidità finanziaria ed economica ed il rischio di un paese emergente. E questo l'abbiamo integrato nel nostro processo di investimento proprio per determinare il costo di finanziamento di un paese e nel sostenere anche molte variabili macroeconomiche. Solamente l'anno scorso, quindi dopo veramente diversi anni di studi, siamo riusciti a sviluppare un modello proprietario che integra anche le variabili E ed S, quindi ambientale e sociale, che hanno un peso specifico proprio nell'identificazione dei rischi e delle opportunità di un paese sovrano. Quindi se vediamo se una buona governance in ambito sovrano, emerging market ad esempio, può migliorare l'utilizzo delle finanze pubbliche ed aumentare e alimentare anche la crescita, le implicazioni a lungo termine invece del cambiamento climatico possono avere delle gravi ripercussioni negative sull'attività essenziale, come potrebbe essere la fornitura di elettricità, o creare anche delle calamità tali da mettere in ginocchio un'intera economia. Sull'aspetto sociale vediamo che le tensioni sociali, oppure in termini positivi le riforme strutturali, possono avere o un impatto più immediato, facendo rapidamente aumentare o diminuire il prezzo a rischio. Quindi, per concludere, l'integrazione di fattori ESG non è altro che un'ulteriore fonte di analisi per portare valore nel tempo alla performance tradizionale. E più i mercati diventano efficienti, sempre di più i gestori dovranno in qualche modo identificare quegli elementi che fanno la differenza nella performance dei propri fondi. Abbiamo parlato di clima e di green economy, ma l'impatto dell'ESG naturalmente va oltre questo argomento e appunto torno da Proli. Amundi ha lanciato da poco la sua prima social bond strategy volta a creare un impatto positivo per il recupero della crisi causata dal Covid-19 e diminuire le disparità sociali. Ci può dare qualche dettaglio per quanto concerne questa iniziativa? Ma certo, diciamo che questo è proprio nell'ambito un po' di quel grande mondo che noi chiamiamo social cohesion, cioè il fatto di riuscire ad avere incisività e quindi delle dichiarazioni di intenti in quelli che sono debiti che vengono emessi principalmente o anche a livello storico da entità sovragovernative, ma oggi sempre di più che stanno arrivando anche proprio ai corporate, cioè sono le stesse aziende anche leader di alcuni settori specifici di mercato, dell'agroalimentare, della sanità, dell'educazione, che stanno emettendo proprio con
con degli obiettivi specifici, quindi rientrano proprio in quelli che sono i principi di social bond, quindi di possibilità di emettere con obiettivi specifici che possono essere ad esempio quelli anche del target della popolazione a cui questo debito poi va riferito, ad esempio la possibilità di ridurre disuguaglianze relative ai migranti piuttosto che alle persone meno istruite, piuttosto che ad esempio a minoranze anche sessuali, piuttosto che di genere, che hanno degli impatti. Immaginiamo tutta la filiera del fashion ad esempio, no? Non devo essere io a ricordare che ci sono veramente dei dati estremamente preoccupanti su tutto quello che è proprio la disuguaglianza nella catena del valore, nella supply chain di tantissime grandi industrie, non solo quella edilizia, non solo quella alimentare, ma appunto anche quella che noi conosciamo molto bene in Italia, quella del fashion, che non a caso 2 anni fa, nel 2019, ha creato proprio il Fashion Pact per passare da un modello di fast food, di fast fashion, a un modello di slow fashion. Ecco, diciamo che questo mercato è un mercato sempre più importante, e quindi riuscire a copartecipare, quindi essendo anche tra virgolette founder di emissioni che vengono fatte sia nel mercato degli illiquidi, per cui Amundi, grazie alla sua esperienza anche francese da questo punto di vista, ha lanciato delle operazioni che permettono quindi di fare social housing, che permettono di dare accesso quindi diciamo alle residenze nelle megalopoli, dove invece è sempre più difficile poter dare accoglienza. E così come ad esempio abbiamo fatto anche delle prime esperienze italiane, essendo poi noi, diciamo, l'SGR italiana proprio l'entry point per il nostro mercato domestico, per riuscire anche a poter dare degli impulsi importanti. E le prime che abbiamo fatto sono state proprio relative ad esempio anche proprio a Milano, con Sant'Agostino, ad un mini bond fondamentalmente, che ha permesso quindi di aumentare il numero degli accessi dei centri di Sant'Agostino, per portare la sanità anche non solo al ceto abbiente o a chi ha delle polizze assicurative capienti. Sono tutte iniziative che sono legate ovviamente a un nuovo rifinanziamento delle attività dell'essere umano sul pianeta, che ha sia il rendimento che comunque anche l'impatto positivo nella riduzione delle disuguaglianze. Guardate che, visto che i policy maker, le politiche monetarie, le politiche di rilancio di tutti gli stati, guardate i 1900 miliardi di Biden, più o meno quasi la metà si possono dividere tra energy transition e social cohesion. Se guardiamo la von der Leyen, l'impatto di un 40% appunto andrà in questa direzione. Draghi ha fatto non a caso un nuovo ministero che ha dato a Cingolani, no, per la transizione ecologica, nel quale verranno appunto premiate soprattutto queste iniziative. Io parlo di educazione, parlo di impatto sociale, parlo di filiera della produzione agroalimentare. Ecco, e non a caso difatti il fatto di essere la più grande piattaforma di gestione europea ci ha permesso di avere 50 fondi di investimento pronti con l'SFDR, già con politiche di impatto, e soprattutto copriamo già tutta questa grandissima area anche di interesse, che è molto nuova, però sta crescendo tantissimo. Vi do solo un dato: il mercato, diciamo, obbligazionario internazionale sul mondo del social bond, del green bond, e quindi diciamo questo nuovo mercato è arrivato a 1,2 trilioni, ma l'anno scorso sono state 142 miliardi le emissioni proprio specifiche di social bond. Fare parte di questi mercati all'inizio vuol dire posizionarsi sull'alfa prima che ci arrivi tutto il mercato, vuol dire tendenzialmente partecipare al momento. Ecco, questa secondo me è una cosa che soprattutto gli investitori più attenti dovranno iniziare a fare, cioè non è solo una questione di beta, ma è una questione di generazione di alfa, e probabilmente su questo potranno fare nel tempo non solo un ragionamento di diversificazione di portafoglio, perché sono temi innovativi, ma anche proprio di generazione di resilienza nelle performance storiche dei loro portafogli. Da Conti, alla luce di quanto abbiamo detto sinora, possiamo considerare l'approccio ESG come un valore che deve raggiungere il 100% dei portafogli degli investitori, sia sulle soluzioni attive sia per quanto riguarda le soluzioni indicizzate? Direi che in realtà non esiste un investimento giusto o sbagliato, ma è importante distinguere tra le strategie che inglobano i criteri ESG e quelle che per definizione non lo fanno. Penso che stia uscendo in maniera molto chiara da questa piacevole discussione come i fattori ESG oramai sono diventati parte integrante dell'analisi fondamentale, a prescindere dal fatto che le strategie di investimento siano o non siano focalizzate sul tema ESG. Chiaramente il livello e le modalità di integrazione variano, e si è schiarito ancora una volta anche questo punto, a seconda dell'asset class o anche degli stessi fondi. Per darvi un'idea di noi come Invesco, siamo già a buon punto: circa il 70% dei nostri investimenti integra
già questi criteri, ci impegniamo a raggiungere il nostro impegno, la nostra sfida interna, che molto probabilmente, siamo partiti in ritardo rispetto a società come i rappresentanti di oggi, che oggi sono qui in tavola rotonda, l'impegno di raggiungere il 100% nel corso dei prossimi 2 anni, ma non necessariamente chi è partito prima lo fa meglio, soltanto un inciso. Abbiamo accolto con favore ovviamente il regolamento dell'SFDR e possiamo confermare che 30 dei nostri fondi e 8 dei nostri ETF sono già conformi all'articolo 8, ma questo chiaramente è soltanto l'inizio, e quindi ci continueremo a muovere in questa direzione, così come l'articolo 8 e l'articolo 9. Per darvi un esempio, dato che si parlava di soluzioni attive e passive, faccio 2 esempi concreti per chi ci ascolta. L'ultimo arrivato è sulla parte ETF, è l'Invesco Global Clean Energy, che offre ovviamente agli investitori in Europa un'esposizione unica a quella che riteniamo essere uno dei temi di investimento a lungo termine più importanti al mondo, ovvero quello del cambiamento climatico. Qui penso di non aver detto nulla di straordinariamente innovativo, però è un tema che è sempre più avvertito e sempre più forte. L'altro esempio invece è quello che abbiamo appena concluso con l'azionario europeo, Panopea Structure, che è diventato sustainable, quindi incorporerà i criteri ESG espliciti nell'esistente stile fattoriale che contraddistingue la nostra strategia. E quindi questo soltanto per darvi un'idea di come ancora di più nei prossimi mesi l'integrazione vedrà sempre più ampliare la nostra offerta. Ecco Scarabelli, torno da lei appunto per approfondire uno degli ultimi punti che ha toccato. Tra l'altro la finanza si è fatta promotrice di questa svolta epocale che vede una maggiore attenzione alla sostenibilità. Qual è a vostro parere l'atteggiamento delle aziende sotto questo punto di vista e non solo, naturalmente, quante sono pronte e quante accolgono questi nuovi criteri in maniera positiva? Sicuramente il ruolo della finanza, in particolare di noi asset manager nella promozione di standard di sostenibilità elevati, è stata molto importante, sia per quanto riguarda le attività di cosiddetto active ownership, quindi con le singole aziende, che le attività fatte in modo corale a livello di industria con iniziative come ad esempio Climate Action 100+, che hanno portato appunto le aziende ad essere più sensibili sulle tematiche ESG e ad adoperarsi anche per riportare le loro attività in tale ambito. Sicuramente c'è un rischio reputazionale molto forte per quelle aziende che tendono ad ignorare le pratiche sostenibili, un rischio anche amplificato dalla grande consapevolezza ormai dei consumatori sul tema, su questo tema, e della cassa di risonanza della comunicazione digitale, che effettivamente amplifica molto anche il rumore che si può creare intorno a determinate scelte sbagliate di alcune aziende. Ma se in ambito E, quindi ambientale, molte aziende si sono già attivate e sono aperte alla collaborazione, è proprio sulla disclosure riguardante il fattore S che c'è ancora molta strada da fare. Infatti, in termini di divulgazione, se non di intenzione addirittura, la S è stata a lungo la parente un po' povera della famiglia ESG. Il consenso è stato più lento a formarsi su ciò che le aziende potrebbero o dovrebbero divulgare sui loro impegni sociali rispetto al loro impatto ambientale o alla governance. Quindi la divulgazione varia molto in base al mercato di appartenenza, e ad esempio i dati e la trasparenza del Regno Unito sono migliori che negli Stati Uniti. Ma secondo FTSE Russell circa il 60-70% delle grandi e medie società sostanzialmente riportano le loro caratteristiche e le loro attività ambientali, che appunto vengono monitorate da investitori attenti alla sostenibilità, ma solamente tra il 5 e il 15% di società di medie e grandi dimensioni divulgano i dati riguardanti la sfera sociale, quindi un gap veramente ancora molto importante. Il risultato è che il mondo aziendale sembra un po' più desideroso di inviare segnali sugli sforzi per proteggere il pianeta piuttosto che parlare dei lavoratori che appunto il mondo lo devono abitare. E, in primo luogo, appunto, i rischi di sbagliare poi sulle questioni sociali sono diventati evidenti, e le conseguenze sulle aziende, sia a livello di management che disaffezione da parte dei clienti, ma anche impatto appunto sugli investitori, possono essere rilevanti. Esempi recenti sono la quotazione di Deliveroo, che mostra perché gli investitori dovrebbero prestare attenzione alle persone, non solo quelle impiegate tra l'altro direttamente nelle aziende, ma anche a tutta la catena di approvvigionamento degli attori sociali
legati a un'azienda. E secondo, appunto, le questioni relative alla forza lavoro stanno diventando all'ordine del giorno. Anche la sconfitta, ad esempio, di Uber alla Corte Suprema e la successiva decisione di classificare i suoi 70.000 conducenti britannici come lavoratori significa più domande sul futuro anche dei modelli, ad esempio, di lavoro precario. Quindi, ad esempio, una cosa che mi ha fatto riflettere, il Pension and Lifetime Saving Association, che sostanzialmente rappresenta tutti i pension fund del Regno Unito, nel 2018 aveva rilevato che solo l'11% delle aziende facenti parte del FTSE 100 ha fornito una ripartizione del personale a tempo pieno e part time, e solo il 6% ha rivelato il numero e la percentuale di personale interinale. Quindi la pandemia ha anche messo in luce le ingiustizie sul lavoro che non possono essere ignorate. Quindi sì, le richieste di divulgazione ESG stanno esplodendo per le aziende, e sì, alcune questioni sociali possono essere difficilmente quantificabili, ma ci sono molti dati di base sulle risorse umane che le aziende potrebbero divulgare e scelgono invece di non farlo. Quindi quando Climate One Action 100 Plus ha contattato le aziende in merito alla creazione del loro benchmark a zero impatto, il 90% ha risposto. Quando appunto sono state contattate per discutere i rapporti sui problemi della forza lavoro delle società inserite nel FTSE 100, solo 7, quindi 7 su 100, hanno accettato di parlarne. Quindi sicuramente come il regolatore si è mosso per avere una sorta di green, cioè per, non una sorta, per avere una green taxonomy che desse uno standard alle società nella reportistica riguardanti le questioni ambientali, urge fare la stessa cosa in ambito sociale, con appunto una sorta di social taxonomy. Sì, questo punto è molto interessante, quindi giusto per capirci, e soprattutto chi ci segue, quante sono pronte e quante accolgono questi nuovi criteri in maniera positiva? Secondo lei, secondo i dati che ha citato, pochissime aziende. Ma allora dipende, perché se si guarda sul lato ambientale sono molte, quindi se si spacchetta la parte ESG, diciamo sulla E, molte aziende, ormai il grosso del mercato è pronto a riportare, anche perché la normativa ormai impone uno standard di mercato, imporrà molto presto. Sulla parte S c'è ancora molta strada da fare, e le aziende sembrano ancora abbastanza restie nel divulgare dati, probabilmente perché non esiste anche uno standard, no, su cui fare affidamento. Quindi magari alcune aziende di alcuni paesi ritengono più interessanti, più importanti alcuni aspetti, ed altri aspetti completamente diverse. Quindi senza uno standard di mercato, che è un po' il problema di tutto il mondo degli investimenti sostenibili, finché non c'è effettivamente uno standard condiviso di mercato, è molto difficile comparare ad esempio anche i dati dei data provider. Sustainalytics ha una determinata metodologia, MSCI ha un'altra. I dati di Sustainalytics e MSCI sono comparabili? Non al 100%. Quindi effettivamente è tutto un mondo molto in evoluzione, e anche le aziende effettivamente stanno facendo un percorso, però è un percorso che deve essere anche accompagnato anche da parte degli investitori, che devono rendere chiaro quali sono i parametri effettivamente che vogliono valutare e di cui vogliono avere la disclosure. Beh, questo punto è piuttosto importante, direi. Intanto questa è l'ultima domanda, che naturalmente è rivolta a tutti i partecipanti della nostra round table, ovvero tavola rotonda. In tre punti, quali potranno essere gli sviluppi dell'approccio ESG nei prossimi 5 anni? Quindi parliamo comunque di medio termine. Parto con lei, dottoressa Merzagora. Io mi sento di un po' di riassumere anche i punti portati all'attenzione dai miei colleghi in questa tavola rotonda. Quindi, come primo punto, abbiamo visto una crescita esponenziale dei fondi ESG. Abbiamo PwC che recentemente porta a quota 7,6 miliardi di dollari in 5 anni, questa crescita, superando quindi di gran lunga i fondi tradizionali in Europa. E l'integrazione di rischi e opportunità climatiche e sociali e una maggiore trasparenza sulla governance delle aziende diventerà, a nostro avviso, cosiddetta la new normal. Questa tendenza si concentrerà inizialmente in Europa attraverso quindi l'introduzione della SFDR e di una definizione della tassonomia, ma andrà anche ad influenzare altre aree geografiche, visto che gli investitori europei chiederanno sempre più informazioni sui loro investimenti globali.
Il secondo punto è sicuramente quello sul cambiamento climatico. Gli aspetti che ha sollevato Desiree sono di grandissima importanza. Ovviamente un aspetto che viene messo sotto la lente di ingrandimento è che le aziende e gli asset manager si stanno impegnando a raggiungere un azzeramento climatico entro 2050. Il punto è che è facile dare un agreement, ma senza andare a definire anno per anno i passaggi che si vogliono veramente concretizzare. Quindi questo è un aspetto che è sicuramente sotto la lente di ingrandimento di tutti. Sul cambiamento climatico, un altro aspetto che ha sottolineato Paolo è proprio quello legato alla just transition, cioè non basta solamente impegnarsi sull'ambiente, ma bisogna vedere anche che come questo cambiamento climatico, che tipo di impatto ha sull'aspetto sociale. In Italia abbiamo Ilva, nel momento in cui andiamo a chiudere una società che sappiamo benissimo che ha creato dei grossissimi problemi di inquinamento, di salute sul territorio, però quali sono poi dopo le conseguenze dal punto di vista sociale e occupazionale. Quindi è un aspetto che va visto in modo molto più olistico. Il secondo aspetto, sempre guardando il cambiamento climatico, è effettivamente come gli investitori e che tipo di investitori andranno a sostenere i costi di questa transizione. Nel momento in cui così spingo sia a livello di normativa sia a livello proprio di investitore una transizione, quindi il mettere a accantonare tutta una serie di attività che al momento sono ancora estremamente redditizie ma creano inquinamento, in questa fase di transizione siamo noi investitori disposti ad avere dei ritorni inferiori rispetto ad altre soluzioni? Quindi è un tema ancora aperto. L'ultimo tema, quello che poi ha sollevato adesso anche Desiree, è proprio una transizione delle gestioni verso un impatto positivo. E questo cambio di marcia richiederà un significativo miglioramento dei reporting extrafinanziari, sia da parte delle aziende, sia da parte degli asset manager. In entrambi i casi vediamo che si tratta di una grossa sfida che noi gestori dovremmo già cominciare ad affrontare non più tardi di gennaio 2022, quando a questo punto la fase 2 dell'SFDR richiederà di fornire tutta una serie di dati concreti sulle gestioni ESG e SRI. Quindi ci sarà sempre meno spazio di greenwashing e vediamo già effettivamente alcune case che stanno facendo marcia indietro e stanno riclassificando i propri prodotti secondo logiche meno commerciali, e sempre più trasparenza per dare la possibilità agli investitori anche di decidere che tipo di investimento sostenibile sono disposti ad avere. Proli, faccio la stessa domanda anche a lei, velocemente, in massimo 2 minuti, perché naturalmente i tempi sono limitati. Ah certo, allora, cerco di andare in continuità. Diciamo che appunto un primo tema per i prossimi 3-5 anni può essere sicuramente quello del concetto di mitigazione in tutti gli ambiti, no? Quindi una transizione che va accompagnata attraverso, diciamo, il finanziamento di un nuovo modello. E quindi ricordiamoci che anche il tema dello stranded asset, cioè il petrolio non potrà più essere utilizzato, e quindi il valore anche economico di alcune aziende non può più avere a bilancio il giacimento di petrolio. Ricordiamoci che però anche dall'età della pietra non siamo usciti perché sono finite le pietre, siamo usciti perché sono arrivate delle innovazioni tecnologiche che ci hanno permesso di vivere e di fare delle cose in maniera diversa. Ecco, noi dobbiamo finanziare queste cose che ci permetteranno di avere un propulsore che non è più basato su carbon fossile, ma sarà basato su energia rinnovabile. Quindi da questo punto di vista andare anche verso, secondo tema, la rigenerazione, perché da una parte abbiamo finanziato, diciamo, le cose nuove, ma dobbiamo anche finanziare invece la rigenerazione, la circular economy, che ci porterà quindi ad utilizzare meglio le risorse a disposizione. Questo è un tema a me anche molto molto caro. Io penso che sarà sempre più probabile vedere, sarà difficile ottenere le certificazioni, però anche le cosiddette B Corp stanno diventando un must in termini di modello e da statuto delle imprese. Prima Desiree ricordava appunto la difficoltà di avere informazioni anche sugli impatti sociali delle aziende. Io dico che ricordiamoci che tante aziende non sono nemmeno quotate, non sono magari neanche grandi aziende a capitalizzazione, quindi non rientrano nella normativa della NFDR, che obbliga a fare la matrice di materialità sui dati non finanziari, per cui possono tranquillamente non farlo. Ecco, c'è anche un percorso di educazione che deve migliorare
migliorare e di trasparenza. Quando arriveremo lì, secondo me, si riuscirà maggiormente a fare quella che io reputo la terza grande area, e su questo penso che Amundi sia stata veramente pioniera, perché abbiamo già lanciato, e siamo gli unici ancora in questo momento al mondo, sì, un nuovo modello di ESG che abbiamo chiamato ESG Improvers, che non è semplicemente, non so, ESG passivo che replica un indice, quindi si posiziona sui leaders che sono già i leader dell'ESG, ma è andare a fare con la parte qualitativa dell'analisi la ricerca di quelle gemme nel mercato che non sono già state scoperte da tutti, perché se oggi ci mettiamo tutti a posizionarci beta sull'ESG, sulle aziende che tutti stiamo comprando, sì, tendenzialmente non abbiamo neanche un effetto di diversificazione del portafoglio. L'importante è andare a capire quali sono quelle aziende che si stanno trasformando per diventare i futuri leader nell'ESG, ma che oggi non lo sono già. Ecco, lì l'analisi finanziaria insieme a quella dei nostri analisti ESG farà sì di trovarle e di inserirle nel portafoglio, con un effetto ovviamente di grande diversificazione rispetto ai fondi che tutti gli altri già hanno. Da Conti? Ok, andrò velocissimo perché evitando di ripetere cose che hanno già in qualche modo abbiamo già discusso durante la tavola rotonda, però a mio parere ci sono tre aree di sviluppo che caratterizzano i prossimi 5 anni e hanno a che fare evidentemente, come abbiamo già detto, con le tematiche, con gli strumenti finanziari e la dinamica del mercato dei fondi di investimento. Le sue tematiche, il cambiamento climatico, come abbiamo stressato varie volte, è la priorità su tutti i fattori ESG per il suo carattere di urgenza e per ormai evidente impatto che ha sul nostro pianeta e sulle relative implicazioni sociali. Invesco ha aderito, come tanti altri dei nostri amici concorrenti, hanno aderito al Net Zero Asset Management Initiative, schiato che non è un gruppo internazionale di asset managers impegnato a sostenere l'obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 e a sostegno di investimenti allineati a zero emissioni nette entro il 2050. La seconda importante tematica è quella della diversità di genere e l'inclusione razziale, che ancora una volta abbiamo già toccato. E da ultimo, passando agli strumenti finanziari, penso alle continue innovazioni nell'ambito degli investimenti a reddito fisso, come si è già detto ancora una volta, green bond, sustainability bond e strutture a supporto della transizione verso nuovi modelli di business. Quindi questo davvero velocemente. Scarabelli? Come riassunto di tutto, anche grazie alla regolamentazione ci sarà più chiarezza, trasparenza e compatibilità degli investimenti ESG. Grandi passi appunto sono stati fatti sulla ES, è già stato citata ampiamente, e anche grazie alla Green Taxonomy e alla Benchmark Regulation sulla S, appunto, come già detto in precedenza, ci aspettiamo una maggiore attenzione e che il regolatore si muova anche in tal senso. E infine ci aspettiamo una transizione verso un approccio più virtuoso delle strategie sostenibili, quindi che saranno sempre meno esclusive e sempre più inclusive, andando verso quell'approccio di investimenti a impatto positivo che può dare un contributo concreto nel migliorare le tematiche complesse. Grazie mille a Desiree Scarabelli di Pictet, Giuliano Daconti Invesco, Paolo Proli Amundi e Simona Merzagora di NN Investment Partners. Grazie per essere stati con noi, grazie per il vostro tempo e buon proseguimento. Alla prossima. A presto. Sì. Arrivederci. E voi invece rimanete con noi, perché tra esattamente 5 minuti segue Rush Hour e l'apertura di Wall Street, tantissimi dati macro e movimenti sui mercati, perciò rimanete con noi su Le Fonti TV.